sul serio, abbiamo anche fatto il passaggio delle consegne. Mi aspettavo una cosa più speciale, ma vanno bene le cose semplici, vanno bene le cose veloci, perché naturalmente non mancano certo le cose da fare. E quindi io naturalmente sono contento di essere qui, di venire in quest'aula che frequento dal 2008. Metaforicamente con una fascia tricolore, perché non so perché, diciamo, forse mi ci devo ancora abituare, o forse, diciamo, penso che possa essere anche confinata solo nelle occasioni ufficiali. Per me questa, diciamo, è un'occasione di incontro con degli amici, e quindi in qualche modo non la leggo così. Tante cose da, diciamo, da osservare, quella cioè per cui credo che ci sia molta aspettativa nei nostri confronti, in qualche modo, perché noi arriviamo qui dopo 5 anni di un'amministrazione che mi sembra abbia inciso in modo visibile, e ci sono naturalmente tante emergenze che dovremo affrontare con la consapevolezza che di bacchette magiche non ce ne sono, però sicuramente la necessità di individuare delle priorità nelle varie zone della città. Quando noi vogliamo e crediamo alla città policentrica, significa tanti quartieri, tante vite, tante storie in qualche modo da cercare di raccontare. Poi approfitto di questo per fare anche una notazione di carattere generale all'insegna della sincerità, che è questa. Io amo, così, ironia, come forse si è capito, che è una materia pericolosa e dovrò imparare a maneggiarla con più cura. E tuttavia, diciamo, mi viene in mente un grande figlio di questa comunità che è Flaiano, il quale, no, ricordava che l'italiano è sempre pronto a correre in soccorso del vincitore. E poi possiamo citare anche Charlie Chaplin, che diceva come il successo rende simpatici, insomma. Ma cosa voglio dire con questo? Voglio dire che naturalmente intorno a me si sono scatenate tante cose, e mi è molto chiara la circostanza per cui la mia vita cambierà da così a così. Naturalmente dovrò rinunciare a mettere il mio tempo libero e i miei affetti e i miei amici, però ne vale la pena. E insomma, quanti in qualche modo si, diciamo, dimostrano considerazione, diciamo, anche talvolta un po' esagerata, per come la vedo io. Io dico questo, cioè che mi piace in qualche modo il sorriso, come forse pure si è capito. Mi piace molto lo spirito di collaborazione. Mi piace molto chi si tiene lontano da certe logiche moche e mattocche, come si dice, che è una cosa che, insomma, cui si deve fare i conti. E penso poi che ci sia molto da lavorare. Io in qualche modo non vedo l'ora di chiuderli in quell'ufficio, perché nel corso di queste mesi, di queste settimane, sono, ripeto, venute fuori tante emergenze, tante criticità. A me sembra incredibile che ci siano dei posti in questa città in cui non ci sono le fogne, per intenderci. No. Mi sembra imbarazzante il fatto che anche negli uffici pubblici ci sono, negli edifici pubblici per esempio, ci sono problemi con le barriere architettoniche. Cioè, penso che noi qualche segnale nel senso della civiltà lo dovremmo dare subito, ma l'idea di mettersi molto in gioco. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, ho una necessità primaria, direi, che è quella di organizzarmi, e per questo adesso ci mettiamo al lavoro, perché ho ricevuto, come dicevo, tantissime sollecitazioni. Io intendo parlare con chiunque vorrà parlare col sindaco. Per fare questo naturalmente avrò bisogno di un'organizzazione, perché se no è un lavoro organizzare il proprio tempo. Però i cittadini stiano tranquilli e non si vedono tutti quanti. Su queste belle parole io vi ringrazio, vi abbraccio.